ricordo che c'era questo ruolo. Quindi noi ignari abbiamo vissuto accanto appunto a prima di Arafat per 5 anni, ma non l'abbiamo saputo, insomma, io l'ho saputo dai giornali. Incredibile davvero. E poi scopriremo il modo in cui... Il comandante non dice tutta la verità. E vi spiego il perché. Il comandante dell'aereo di Arafat faceva parte del gruppo di sicurezza di Arafat. Noi non potevamo accettare che il pilota, perché la sua selezione, lui la lascia molto en passant, ma la selezione è stata fatta molto duramente e sapevamo che era un uomo che non ci avrebbe mai venduto e che era un uomo della fiducia massima. Se dava la sua parola, questa veniva mantenuta, perché per noi era un fatto imprescindibile. Avere sopra il comandante Arafat era, il comandante poteva virare il suo aereo in qualsiasi momento e fare qualsiasi cosa, e lui non è stato solo scelto dai nostri servizi segreti, è stato anche accettato dai servizi segreti israeliani, e soprattutto era un uomo il quale effettivamente non poteva dire né dove andava né cosa faceva, perché Arafat noi non sapevamo mai quando lui partiva e quando lui arrivava e dove andava. Pertanto ha fatto una vita durissima, e io so che il comandante, però il fatto che lui non dice, ma forse adesso ce lo dirà, che lui faceva parte obbligatoriamente del servizio di sicurezza della persona del comandante di essere arrivato.